Lancio questo drammatico appello, ironicamente, che il 19 ottobre dovete venire a questo interessantissimo spettacolo, prima di tutto perché c'è un regista geniale e ci sono degli attori in gambissima, il drammaturgo eccezionale. E sono sicuro che questo spettacolo vi darà delle sensazioni nuove. Dunque, votate, votate e votate. Faccio il drammaturgo. Ho cominciato a fare teatro nel 1980. Sentivo che c'era qualche cosa più da bambino e anche mia madre l'aveva capito, tant'è vero che quando ero bambino mi aveva regalato dei burattini. Poi dopo le vicende si sono complicate, anche perché sono un disabile, allora quando un disabile ha paura, cioè non è sicuro di se stesso. Infatti dopo ho fatto anche agraria e poi dopo a un certo punto volevo buttarmi in politica, però ho capito che in politica sono ingenuo, no? Allora mi è ritornata la voglia del teatro e volevo fare l'attore. Allora, ho fatto una scuola, la Comuna Varies, in Milano, e ho fatto il metodo Stanislavskiano. Dopo appunto ho capito che ero anche bravo a fare l'attore, allora ho unito la drammaturgia e ho fatto degli spettacoli tutti miei, ecco. Dunque io ho conosciuto Rino che è venuto a vedere il mio spettacolo sulla malattia mentale che si chiama proprio per disoccupazione psichiatrica. Ha visto il spettacolo, è stato folgorato ed è l'unico che riesce a mettere in pratica i miei testi, ecco. È molto intelligente, no? Anche perché secondo lui mi sono adagiato a un certo tipo di recitazione che forse deriva dalla mia disabilità, ecco. Mi vorrebbe che superarsi certi canoni, ecco. E forse ha ragione lui, no? Perché lui vorrebbe un attore vero. Quando io vedo i miei testi, prima di tutto mi sembra impossibile che li abbia scritti io. Perché dico, ma cazzo, te li ho scritti tutto io, ma allora sono bravo.
non sono scemo, perché è difficile anche avere la consapevolezza di essere un artista. Cioè io sono presuntuoso perché so i miei limiti, cioè non so tirarmi una camicia, per esempio. Anche perché poi a me succede una cosa, che quando scrivo una cosa alla fine così mi emoziono moltissimo, no? Quasi mi viene da piangere, perché è proprio come avere un figlio, no? Di fatto lì, no? E dico, caspita, ho fatto qualcosa per il mondo, mamma mia, sono importante. Poi magari il testo non sarà mai pubblicato, però ti senti importante, ti senti. Anche perché mi interessa avere un rapporto con chi lo vede, no? Anche se poi è negativo, anche se anzi sarebbe interessante che la gente dica, ah caspita, mi piacerebbe, cioè, quando faccio uno spettacolo, mi piacerebbe che la gente venisse e dicesse, non ho capito niente, non mi piace, però sento qualche cosa. Cioè mi piacerebbe dare un pugno allo stomaco, allo spettatore, ecco. E secondo me è l'arte che deve fare questo. Infatti è l'arte che salverà il mondo, non salverà certo la politica o la religione, ma l'arte, perché l'arte è proprio un contatto con la persona, ecco, soprattutto il teatro. Mi piacerebbe litigare a livello alto con gli altri drammaturgi, per esempio, no? A dire, ma perché scrivi questo? Ma è giusto scrivere così? Forse sbaglio. Cosa che purtroppo non succede, perché ognuno fa la propria casetta. Però mi piacerebbe proprio avere un po'... E a sentire anche l'opinione degli altri, ma non mi piace. Perché da lì poi nasce proprio il fermento, un fermento culturale, eh? Al di là del fatto che ti può piacere o no, ecco. Dunque, allora, artisticamente non sono arrivato da nessuna parte, perché forse non sono neanche partito, perché non sono stimato né come attore né come drammaturgo, come secondo me dovrei esserlo. Ma questo non vuol dire che deve piacere una cosa che faccio io. Però non c'è questo contatto umano, questo contatto dialettico e purtroppo non c'è neanche fra noi artisti. Infatti io mi sento artisticamente, mi sento molto solo, ecco. E vorrei arrivare di essere conosciuto per quello che sono, per quello che sono drammaturgo, e perché io credo che nel teatro sto portando una cosa nuova. E secondo me è interessante che io sia conosciuto, ma che sia conosciuto anche per essere dispersato, anche per essere mandato via. Però la cosa più brutta è quando c'è il silenzio, il silenzio, perché a volte dico, ma caspita, io scrivo delle cose interessanti, lo so, perché sono consapevole di essere un grande artista, eppure niente, non succede niente, neanche un pomodoro in faccia succede, almeno un pomodoro in faccia, ma così, ma proprio perché per me il teatro è proprio, a parte il fatto che se non faccio il teatro non so cosa fare, ma poi il teatro è proprio per me è proprio un'unione, io quando faccio teatro così, è come se facessi l'amore con chi mi guarda e che mi ascolta. No, io non ho un conflitto con Shakespeare. Il fatto però che è inutile che la gente mi dica tu non sei Shakespeare, cioè non mi interessa, Shakespeare era nella sua epoca. Giusto, e ha fatto dei capolavori. Io sono nella mia epoca e faccio dei miei capolavori, ecco. Cioè, Shakespeare non aveva il contatto con i telefonini, con la televisione, con... ecco.
anche perché adesso come adesso non si può più dire, per esempio, la classica frase io ti amo, per esempio, no, cioè la vita è talmente assurda, è talmente stravolta che non si può più dire questa frase che è bellissima, cioè bisogna trovare un altro modo proprio una ricerca drammaturgica, cioè è cambiato tutto, è cambiato, ecco, buono, certo ti piace, ma io non mi chiedo perché andare a teatro. Io mi chiedo perché non andare a teatro. Cioè, io ti faccio la proposta del teatro, poi se te non piace il teatro, tu sei liberissimo di non venire a teatro. Però se tu non vieni prima a vedere che cos'è il teatro, non saprai mai se il teatro ti piace o non ti piace e non sarai mai libero della tua scelta. Cioè io sono diventato ateo, ma sono diventato ateo perché prima ero credente. Probabilmente se non ero credente, non diventavo ateo. Cioè, secondo me bisogna, la persona deve avere la libertà di non scegliere delle cose. Ed è anche possibile che la gente scelga di non venire a teatro. Però se tu non conosci la cosa, non potrai mai essere libero.